Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Il 29 gennaio i vogheresi torneranno alle urne. Pierezio Ghezzi, il candidato di centro-sinistra che aveva denunciato irregolarità nel conteggio dei voti, dovrà nuovamente confrontarsi con Carlo Barbieri, sindaco uscente di Forza Italia. Il ballottaggio bis arriva dopo la sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso del candidato del Partito Democratico. In occasione delle elezioni del 2015, Jab TV realizzò una serie di interviste a tutti i candidati sindaci. Oggi, in occasione del ritorno alle urne, vi riproponiamo le risposte dei due protagonisti della tornata elettorale del 29 gennaio prossimo. Sappiamo molto bene che di tutto quello che viene scritto nei programmi elettorali prima delle elezioni, solo una piccola percentuale delle idee e dei progetti inseriti viene effettivamente realizzata. Allora mi chiedevo, ma perché con lei dovrebbe essere diverso? Non è vero che è così. Ci sono amministrazioni che hanno la capacità di realizzare quello che hanno espresso in campagna elettorale, ci sono amministrazioni come quella del centrodestra vogherese che non sono state in grado di farlo. Non sono parole al vento le nostre, sono programmi che i cittadini ci hanno chiesto. Sono 6 blocchi nella sostanza di iniziative e su queste la città ci misurerà. Noi vogliamo essere controllati dalla città rispetto alle iniziative e ai progetti che abbiamo detto in campagna elettorale che realizzeremo. Abbiamo parlato di programma, ma quali sono i punti cardine del suo programma? Punti principali del programma che verranno sviluppati riguarderanno indubbiamente la sicurezza della città e dei cittadini, con un imponente piano della sicurezza già peraltro approvato in giunta, il lavoro con una grande sinergia con le grandi organizzazioni confindustriali e del mondo dell'artigianato e del commercio, nonché con i sindacati. E questo partirà finalmente anche questo nel mese di maggio, già con la riapertura dello sportello della Camera di Commercio che in modo scellerato le normative di spending review hanno pensato bene di togliere la nostra città. Il Comune, con un investimento importante e con una sinergia forte con Camera di Commercio, riaprirà questo sportello nella prima settimana di maggio. E poi sicuramente un'attenzione particolare alle grandi opere. Grandi opere, le incompiute degli ultimi anni, per cui negli ultimi 5 si sono poste le condizioni affinché si possa trovare una soluzione definitiva alle grandi opere, che vuol dire completamento del castello, del restauro del castello e suo utilizzo appieno. Oggi siamo al 50% delle sue possibilità. Il restauro totale e definitivo del teatro sociale, che è atteso da oltre 30 anni, e l'applicazione di quanto è stato già approvato all'interno del piano di governo del territorio per quanto riguarda la caserma. C'è una precondizione fondamentale, il cambio generazionale degli amministratori. Per questo abbiamo costituito la lista civica insieme al Partito Democratico. Vogliamo mettere insieme competenza e potenzialità, persone con i capelli bianchi e giovani, disinteressati, motivati, distanti dalla politica e pieni di passione. Gli elementi fondamentali del programma sono questi: i servizi di base, sicurezza e salute. Mettere la città in sicurezza, mantenere la caserma dei carabinieri, sviluppare un modello che vede Polizia Nazionale e Polizia Locale lavorare insieme in una stessa stazione, estendere la videosorveglianza e favorire al massimo i programmi di inclusione. Come per i cittadini italiani, i cittadini stranieri sono soggetti a diritti ma anche doveri. Salute, lavorare, anche se non è il presidio diretto dell'amministrazione comunale, per fare pressione sull'ospedale che cura i 40.000 vogheresi, affinché i servizi del pronto soccorso, della guardia medica e la prevenzione oncologica siano migliorati. Abbiamo speso molto nell'elaborazione di un modello che abbiamo definito città intelligente,
che mette insieme ecosostenibilità, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Più piste ciclabili in città, secondo quelli che sono i modelli di riferimento delle città più avanzate d'Europa e d'Italia. Ricordo che ci sono 1000 città in Italia che si muovono andando ad attingere fondi alla comunità europea su questi temi. Pensiamo anche al piano strategico della città, così come l'abbiamo definito da novembre nelle primarie, laddove Voghera si mette a servizio dell'Oltrepò, che è un territorio che ha una storia culturale, industriale e agricola di eccellenza, e da qui si riparte per affacciarci alla comunità europea, alla regione, per attingere finanziamenti. Un altro elemento importante è della nostra piattaforma economica riguarda i servizi sociali. Sappiamo che una grossa fetta del bilancio comunale attiene ai servizi sociali. Riteniamo che siano svolti bene dall'attuale assessore e vogliamo rafforzare, continuando con una soluzione di continuità, i servizi sociali e andando a focalizzarci sul bisogno di case da una parte e sulla estensione dei rapporti a medio e lungo termine tra volontariato, faremo la cittadella del volontariato, terzo settore e amministrazione comunale. Non so se l'ha letto, ma il rapporto sull'economia provinciale pubblicato dalla Camera del Commercio mette i brividi. In uno scenario così scoraggiante, cosa intende fare nel concreto per ridare ai più giovani il coraggio e gli strumenti per fare impresa qui a Voghera? Guardi, io le posso dire in tutta serenità che questi dati che emergono sono dati ai quali deve rispondere un paese intero, che è il paese Italia, che è un paese che ancora una volta ha un governo, peraltro non eletto, che sistematicamente fa fatica a dare risposte incisive. Tante dichiarazioni di intenti, ma poche risposte incisive. Per quanto riguarda la città di Voghera, abbiamo impostato e si accrescerà ulteriormente la sinergia che, come ho già detto, con questo tavolo permanente per l'occupazione che è stato istituito, al quale partecipano le associazioni appunto di categoria e i sindacati, che avrà il compito di monitorare in modo molto preciso e puntuale quelle che sono le esigenze, ma da parte dell'amministrazione comunale c'è all'interno del programma una pianificazione che prevede una attenzione particolare alle start-up, quindi all'avvio di impresa, soprattutto da parte di giovani, attraverso una istituzione di una sorta di incubatore, di una sorta di polo tecnologico, del quale il comune di Voghera come comune dovrà essere parte integrante e protagonista. Questo noi è una cosa che abbiamo all'interno del programma, ma non è semplicemente, come è sempre stato per quanto mi riguarda fino ad oggi, semplici dichiarazioni, ma volontà precise indicate anche dal metodo attraverso il quale raggiungere l'obiettivo. Conosco molto bene questa relazione, sono circa 100 pagine che denunciano la provincia di Pavia essere la maglia nera della regione Lombardia. 11 punti persi in termini di valore aggiunto, a metà classifica sullo sviluppo economico, un PIL che per 7 trimestri è in decrescita, una diminuzione costante del numero delle imprese, al di là delle imprese del volontariato che aumentano in funzione dell'invecchiare della popolazione. Questo è uno dei nostri punti cardini. È qui che si intercetta quello che noi abbiamo definito il piano strategico. Lo sviluppo economico passa attraverso due linee guida. La prima è muoversi insieme a tutto il territorio oltrepadano. I limiti della cinta taziaria non sono più sufficienti a determinare capacità attrattive e capacità di individuare finanziamenti. Il secondo elemento è far proprie
i modelli di sviluppo delle città più avanzate, come Bergamo per esempio. Semplificazione amministrativa, rimodulazione delle tasse per tutte le aziende innovative che arrivano sul territorio. E aggiungo un documento che esprime una forte volontà congiunta da parte delle organizzazioni sindacali e da parte di Confindustria, il patto per lo sviluppo del territorio lombardo, che identifica delle precise direzioni di intervento per poter da una parte fermare il declino e aprire la strada al rilancio della città e dell'Oltrepò. Mano d'opera, artigianato e piccole e medie imprese. Quali politiche cittadine attuerà per tutelarle e rilanciarle in barba, per esempio, ai grossi centri commerciali che circondano tutta la città? Guardi, anche questo è un tema che oramai prosegue dagli anni 70. Il problema non riveste la città di Voghera. Il problema che io sostengo sempre sui tavoli di confronto è un problema che deve abbracciare un territorio. Allora, fino a quando, io guardi, negli ultimi 5 anni ho sempre e solo cercato di lavorare per un territorio. È inutile che la città di Voghera applichi dei meccanismi per scongiurare determinate aperture, pur rimanendo all'interno delle norme, quando poi comuni limitrofi applicano scelte diverse. Differenti. Quindi o le decisioni vengono prese almeno a livello territoriale e nemmeno troppo stretto, oppure ogni decisione è fine a se stessa, ogni decisione non porterà ai risultati attesi. Quindi il tavolo non può essere un tavolo di Voghera, ma deve essere un tavolo allargato. Faccio un esempio, è inutile che Voghera impedisca l'apertura di un centro commerciale se poi il centro commerciale viene aperto a Casei Gerola. Manca che spesso gli enti locali trovano, è il cane che si morde la coda, chiaramente i centri commerciali dal loro punto di vista portano occupazione, portano interessi economici. E quindi è una catena che si è avviata, ripeto, negli anni 70, quando si è aperto l'allora Carrefour e poi è diventato Iper Montebello, oggi centro di aggregazione molto importante, ed è evidente che se il centro commerciale, faccio un esempio, Voghera Est non fosse stato aperto a Voghera, sarebbe stato aperto in un comune limitrofo, quindi certo. È evidente, con tutti i benefici, per poi sentirsi dire come pubblici amministratori che la gente esce da Voghera. Quindi è evidente che io poi sono sempre stato un fautore dell'attivazione all'interno della caserma. Voi immaginatevi cosa sarebbe oggi la città di Voghera se l'allora Carrefour fosse stato aperto all'interno della caserma di cavalleria. Probabilmente Voghera farebbe 25.000 abitanti in più. Ma la stessa cosa possiamo dirlo per una bella opera che abbiamo realizzato, che è, anche se parziale, che è la Greenway. Chiaramente oggi immaginatevi cosa potrebbe voler dire la Valle Staffora se ci fosse ancora il trenino della Voghera-Barzi. Quindi noi paghiamo alcune scelte, credo, sbagliate del passato. Oggi porvi rimedio non è semplice. Chiaro è che se il tavolo è unito e se il tavolo è territoriale è più semplice. C'è una pressione commerciale sull'asse che parte da Voghera e arriva a Piacenza formidabile, esagerata. La prima iniziativa che prenderemo è quella di mettere lo stop alle licenze GDO e ai negozi di media metratura. Non ha senso continuare a depauperare i negozi di vicinato, ok? Senza dare agli abitanti delle alternative. Il secondo modello che vogliamo rendere operativo è quello di coordinare in maniera molto molto stretta commercio, turismo, sport e artigianato. Un posto diventa e un luogo diventa attrattivo nel momento in cui riesce a portare gente, riesce a portare turismo, riesce a spostare da Milano e dalle zone limitrofe nel nostro territorio cittadini e famiglie che vengono qui a spendere i propri quattrini.
Quindi da una parte sulle piccole e medie imprese, abbiamo detto nella domanda precedente, semplificazione amministrativa e elementi di attraibilità attraverso la rimodulazione delle tasse. Dall'altra parte una spinta molto forte, caratterizzando e dando enfasi a quello che viene definito il marchio Oltrepadano, organizzando e coordinando cultura, sport, turismo e commercio. Parliamo di giovani, l'alfabetizzazione informatica fa parte dei suoi progetti o non ci aveva nemmeno pensato? Possiamo anche pensarlo, però io credo che bisogna guardare avanti. Guardi, il wifi a Voghera c'è in alcune zone, adesso avendo portato proprio il mese scorso anche la fibra ottica completamente attiva all'interno di tutta la città, credo che questo sia un ulteriore elemento di facilitazione per quello che riguarda le innovazioni. Le devo dire però che noi vediamo dove è presente il wifi, la quantità di accessi, che peraltro è molto semplice, è limitata. Io credo che oggi i contratti telefonici che tutti i giovani hanno per il collegamento a internet abbia quasi superato la problematica wifi, se non magari per un problema di velocità di collegamento e di trasmissione dati. Noi saremo ancora con il programma su queste questioni, però credo veramente che parlare di alfabetizzazione informatica oggi con i giovani sia un pochino azzardato. Insomma, oggi io penso che trovare un giovane senza un telefono cellulare avanzato, senza uno smartphone che ha tutti è impossibile. Quindi voglio dire, credo che i giovani abbiano bisogno di tutto e sicuramente la scuola da questo punto di vista avrà un ruolo fondamentale e importante. Però ecco, ripeto, vedo che rimane sempre sui programmi elettorali queste cose, cioè il wifi, io credo veramente che quasi il wifi sia superato. No, ci abbiamo pensato, abbiamo anche coniato lo slogan portare Voghera nel presente. Non ha senso che una città di 40.000 abitanti a 60 km dalla città più importante italiana, economica italiana, non sia cablata, ok? E non consenta, non solo per il divertimento, ma non consenta a chi vuol fare imprenditoria, come i giovani, di avere gli strumenti di base per potersi far conoscere nel mondo ed essere interconnesso al mondo. Sarà con il supporto della ASM da una parte e con l'identificazione di precisi finanziamenti dall'altra una delle nostre priorità. Quali sono, secondo lei, tre cose che hanno funzionato in questi 5 anni di Giunta Barbieri? Guardi, sicuramente l'aver mantenuto è una cosa che forse ha un minor impatto elettorale all'interno della città, l'aver mantenuto un comune con i conti in ordine e con un'azienda sana, perché l'ASM è un braccio operativo del comune molto importante, tra comune e ASM parliamo di oltre 500 famiglie che percepiscono uno stipendio da questi due enti. Questi due enti sono stati tenuti con i conti in ordine, anzi ASM ha fatto degli investimenti importanti, senza far mancare la stragrande maggioranza dei servizi che il Comune ha erogato, a partire dai servizi sociali che negli ultimi 5 anni sono stati in una crescita vertiginosa, ai quali noi abbiamo dato risposta. Il secondo è sicuramente l'aver portato a termine, dopo una trattativa estenuante, l'acquisizione, sembra banale, ma dei palchi del teatro sociale, e quindi consentire veramente al comune nei prossimi 5 anni le procedure per arrivare al suo restauro definitivo, perché la città di Voghera non può permettersi di non avere un teatro che sia degno di questo nome. Il teatro sociale è un'eccellenza architettonica e non solo della nostra città, e quindi la città di Voghera merita di riaverlo aperto. E poi guardi, le soddisfazioni sono sicuramente state tante, non ce n'è stata qualcuna in particolare. Abbiamo lavorato molto, Voghera credo che in questi 5 anni si sia si sia proposta come capitale dell'Oltrepò, abbia fatto iniziative importanti, alcune sono state raccolte, altre meno, ma sicuramente la sinergia che c'è stata tra tutti i comuni territoriali, come in questi 5 anni,
e non ho paura di dire veramente sollecitati dal Comune di Voghera, penso che non ci sia mai stata nel passato. Spero che siano state poste le basi affinché nel futuro si possa fare ancora di più. Ne vedo due. Una legata più ai singoli, alle singole persone e ai singoli responsabili che non alla capacità di espressione politica complessiva della Giunta di centrodestra. Una è l'attività culturale, che è stata ricca di eventi e di iniziative, si è sviluppata molto bene. L'altra è la competenza espressa dall'assessore Baggini ai servizi sociali. Il lavoro dell'assessore alla cultura Marina Zaretti ha messo d'accordo molte persone. Trova che la città sia ormai sufficientemente valorizzata o c'è ancora altro da fare? L'assessorato alla cultura in questi 5 anni ha lavorato molto bene. È stato un lavoro fatto in sinergia chiaramente con tutta la giunta. All'interno di un ente pubblico spesso molte cose che succedono, succede che vengono realizzate delle opere e poi le stesse non vengono utilizzate, non vengono sfruttate. Beh, questo a Voghera non si può dire. Guarda, abbiamo restaurato il castello, pur essendo restaurato al suo 50% e l'abbiamo usato all'inverosimile in questi 5 anni. Siamo partiti con 3 giorni di utilizzo nel 2010 per arrivare a oltre 3 mesi di apertura nel 2014-2015. Partirà proprio adesso nel mese di maggio il mese del castello. Abbiamo fatto coi giovedì di sera, sono stati un successone, l'Iria Castle Festival del mese di settembre altrettanto successo, non abbiamo fatto mancare la Fiera dell'Ascensione malgrado le grandissime difficoltà finanziarie ed economiche che abbracciano i comuni. Abbiamo fatto oltre 300 eventi, mostre, eventi, il Palazzo Gallini, che ha visto il restauro nel mio mandato, è diventato pinacoteca, anch'esso aperto praticamente quotidianamente con la possibilità di visitare, visionare. E beh, questi sono dati fatto. Ha ritrovato perfino splendore il Museo della Chiesa Rossa. Anch'esso, devo dire, grazie al nuovo priore, al generale Temperino, che si dedica veramente con grande enfasi e passione a questo museo nazionale, ha trovato un grande splendore, per poi non parlare del Museo di Scienze Naturali e del Museo Storico della nostra città. Abbiamo riaperto perfino le stanze chiuse del vecchio manicomio, abbiamo contribuito alla scrittura di un libro, ci sono state delle visite guidate che sono piaciute molto, abbiamo fatto veramente tanto. Sicuramente il mondo della cultura non aveva mai vissuto un periodo così effervescente di iniziative, di manifestazioni, e questo sicuramente grazie all'assessorato, all'assessore Marina Zaretti, che si è dedicata a mani e piedi e tempo 24 ore su 24 alla realizzazione degli eventi. No, c'è uno spazio ancora da percorrere, che è da una parte mettere un po' d'ordine alle iniziative culturali, sono numerose ma vanno ordinate, vanno razionalizzate, dall'altra parte bisogna partire dall'eventistica, ok? Per muoversi in termini territoriali collegandosi con tutte le realtà culturali dell'Oltrepò, e quindi ancora una volta la dimensione distrettuale diventa un obiettivo. Dall'altra parte mi piacerebbe molto portare nel mondo quelli che sono i definiti giacimenti culturali di Voghera, gli affreschi del Bramantino, gli antifonari, l'archivio Cicala, il museo storico, la biblioteca e così via. Ci sono iniziative a basso prezzo e di grandissima efficacia, ci misureremo su questo aspetto. Da ultimo il teatro sociale, credo che sia inaugurato per la seconda o per la terza volta, non ricordo più, ad ogni termine di legislatura i sindaci danno ai vogheresi questa illusione. E poi il teatro come vediamo è ancora chiuso. Il nostro impegno è quello di portare la ristrutturazione, portare il teatro ai vogheresi, okay?
sempre e comunque dentro un modello gestionale che non penalizzi l'amministrazione comunale. Nel nostro comune non è attivo un servizio di raccolta differenziata domiciliare. Cosa intende fare per migliorare la situazione ambiente e rifiuti a Voghera? La raccolta differenziata è partita attraverso una sinergia con la nostra azienda partecipata. La raccolta differenziata è un qualcosa che è in crescita. Abbiamo l'obiettivo del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata nell'arco dei prossimi 2-3 anni. È stata iniziata nel centro storico perché diciamo così, la zona più propensa e più idonea a questo tipo di attività. Verrà allargata nei prossimi mesi anche ad alcuni quartieri esterni. Ma assolutamente c'è attenzione per l'ambiente e riteniamo che la raccolta differenziata introdotta gradualmente possa portare quei benefici che ci auspichiamo tutti possano portare, che sono innanzitutto una riduzione, anche se graduale, della tassa sui rifiuti, che peraltro la mia amministrazione nell'anno 2014 e nell'anno 2015 ha già ridotto del 15%. Allora, anche qui la Camera di Commercio che ci dà i dati, siamo la maglia nera della Lombardia. Siamo al 29%, se non sbaglio, 30% di raccolta differenziata. Nel programma abbiamo scritto che gradatamente la porteremo al 60%, quindi secondo quelli che sono ormai gli standard comuni delle città più avanzate. I modelli organizzativi sono assolutamente alla portata. Le competenze, se non sono a Voghera, si vanno a recuperare, non bisogna fare molta strada, è un obiettivo fondamentale per muoversi e per definire Voghera una città ecosostenibile. Lei è favorevole all'espansione del territorio oppure crede che si ritroverà, nel caso dovesse diventare sindaco, a scontrarsi con la classe dei costruttori? Guardi, il piano di governo del territorio prevede una cosa completamente diversa. Prevede la possibilità, perché credo che non debba essere impedita, di edificare, ma in modo ragionato ed equilibrato. Cioè, nel momento in cui si avvia un cantiere, c'è una regola precisa che prevede che fin tanto che alcuni cantieri non sono finiti e terminati, non se ne possono avviare di nuovi, secondo delle regole molto stringenti. Questo credo che sia una norma di salvaguardia, di garanzia e di responsabilità, proprio per evitare le problematiche che si sono verificate in passato di inizio di edificabilità, di edificazione di aree che poi non hanno visto il termine, la conclusione. Quindi questa norma le dà l'indicazione che anche se il piano di governo del territorio ha previsto alcune aree di espansione, cosa che credo, vede, i piani di governo del territorio non vedono avanti 2 anni, vedono avanti 20 anni, quindi è evidente che sono strumenti propositivi e di fiducia. Io credo che le critiche siano assolutamente ingiustificate, anche perché il piano di governo del territorio, sempre con delle norme ben precise, invita a sistemare e a restaurare anche le zone centrali. Chiaramente noi non possiamo imporlo in modo assoluto, ma c'è un forte incentivo verso questa direzione. Quindi guardi, il piano di governo del territorio che abbiamo approvato è stato fatto con grande attenzione, con grande razionalità e con grande responsabilità. Non sono favorevole, sono contrario all'espansione del territorio. Il Parco Baratta è un vulnus nel territorio cittadino. Spazi per le costruzioni sono già a disposizione. Noi opereremo in maniera molto intelligente, direi, e molto netta. Da una parte capiremo, fermeremo il Baratta laddove è possibile fermarlo. Dall'altra parte riorganizzeremo gli interventi sul suolo, puntando alla riqualificazione del centro storico, quindi alla riqualificazione degli edifici del centro storico e limitando la speculazione edilizia. Se questo porterà a scontrarci con i costruttori, ci scontreremo. In questi giorni abbiamo parlato di motivazioni, sfide e progetti, ma c'è qualcosa che ha paura di non riuscire a fare? No, assolutamente no.
Non ho timore di non riuscire a realizzare i progetti che ho dichiarato di fare, non vedo perché. L'ho sempre realizzato in vita mia, li realizzeremo anche per la città. La campagna elettorale è attualmente in corso. Su quale strumento di comunicazione è basata principalmente? Internet oppure materiale pubblicitario cartaceo oppure eventi ed incontri con i cittadini? Sono i tre canali. Il rapporto uno a uno o uno a pochi, come si dice, quindi l'intermediazione fisica, il contatto con le persone, che resta il canale fondamentale di rapporto con i vogherese, quindi il presidio del territorio dove passa la comunicazione politica. Il canale internet ovviamente non può essere dimenticato, sappiamo che il 98% della gente, dei giovani al di sotto dei 25 anni utilizza questo strumento, e i media come quello che stiamo utilizzando adesso, perché sono indispensabili. A proposito di contatto diretto con i cittadini, il suo ritiene che sia un partito predisposto all'ascolto? Sì, molto. Abbiamo ascoltato tutti, abbiamo ascoltato la risposta di 700 cittadini che hanno letto i nostri 6.000 questionari, ascoltiamo nei quartieri, ascoltiamo nella nostra sede. L'ascolto è un elemento fondamentale per capire la domanda politica e rispondere poi in maniera adeguata. Durante questi incontri di cui ci ha parlato, cosa le chiedono più spesso i cittadini? Mi chiedono la lealtà, mi chiedono la trasparenza, mi chiedono di cambiare aria a Palazzo Gunera. Le chiedo di rispondere solo con favorevole o contrario. Favorevole o contrario alla partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale? Favorevole, ma non posso rispondere solo favorevole o contrario, perché io posso risponderle favorevole, però le ricordo che i cittadini in democrazia scelgono gli amministratori per essere governati. Quindi io credo che gli amministratori che vengono scelti in modo democratico abbiano poi il dovere di governare e di fare delle scelte. Coinvolgiamo pure anche i cittadini, ma i cittadini hanno già delegato con le votazioni. Faremo il bilancio partecipato, favorevole. Favorevole o contrario alle riprese video dei consigli comunali? Favorevole, non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. Favorevole, in streaming assolutamente. Favorevole o contrario agli inceneritori? Contrario. Ma oggi non c'è necessità di inceneritori nel nostro comune, assolutamente. Nel senso che la raccolta differenziata supera il concetto dell'inceneritore, quindi. Sicuramente sono contrario all'inceneritore dei copertoni delle automobili e degli autoveicoli, che in questo momento è sotto processo, sotto progetto in regione. Di sicuro non possiamo consentire che un inceneritore venga collocato nel terzo distretto vitivinicolo italiano. Insomma, dico sempre che immaginiamo se una ipotesi del genere nelle valli del Barolo, del Sassicaia. Favorevole o contrario alla costruzione di nuove moschee in Lombardia? Contrario. Sono favorevole laddove c'è il consenso della popolazione. Favorevole o contrario ai vigili urbani armati? Ma favorevole, lo sono. Non servono, sono contrario. Favorevole o contrario al registro delle unioni civili omosessuali? Contrario. Sono favorevole. Cosa la fa sentire orgoglioso di essere vogherese o di diventare sindaco di questa città? Beh, orgoglioso di essere vogherese perché è una persona che nasce su un territorio. Credo che noi viviamo veramente ancora in un'oasi felice rispetto a molte altre territorialità, viviamo in una zona dove si sta bene, dove tutto sommato quei grossi problemi che rivestono a livello nazionale noi li viviamo, li abbiamo, li subiamo, ma credo in percentuali molto inferiori rispetto ad altre zone, quindi qui viviamo ancora, credo, in una oasi felice rispetto a molte altre territorialità. Orgoglioso perché credo che questo territorio sia fatto di persone che hanno voglia di portare avanti una città che è stata nel passato qualcosa di importante. E oggi ci sono le condizioni affinché questo avvenga ancora e permanga sulla città di Voghera. Il fatto di appartenere a una città che ha aiutato molto, mi ha aiutato molto nel mio, sviluppo personale,
e di appartenere a una città che negli anni della gioventù e fino alla metà degli anni Ottanta era una città di eccellenza nell'Oltrepò. Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo nel nostro programma, cioè riportarlo laddove era vigorosa e grande 30 anni fa. Insomma. Se non dovesse vincere lei, chi le piacerebbe che vincesse? Io non penso, se perdo, chi sarei contento dovesse vincere. Credo di vincere. Perché abbiamo governato bene, guardi, il cittadino con la mia amministrazione può dire di essere stato sereno, perché lei ha visto cosa è successo in moltissimi altri comuni, in moltissime altre entità locali. Qui a Voghera certe cose di sforamenti, patti di stabilità, di debiti pazzeschi, di debiti fuori bilancio del comune, di aziende che falliscono, non ce ne sono state. La nostra azienda partecipata ha comperato altre aziende del territorio, il nostro comune è un comune sano, abbiamo firmato ancora l'altro giorno il documento finale, la relazione finale di fine mandato, con dei dati fantastici, 6 milioni di euro di recupero fiscale, di evasione fiscale, a fronte di 10 milioni di euro in meno di trasferimenti, abbiamo fatto convenzioni importanti con l'università, con il canile, con il gattile, con la scuola di musica per centinaia di bambini che trovano una retta più favorevole per poter imparare la scuola di musica che ci è invidiata da tutto il mondo, al mondo sportivo. Abbiamo sostenuto il mondo sportivo in questi 5 anni come mai è stato fatto. Ma non l'abbiamo sostenuto per il mondo sportivo, tra virgolette, l'abbiamo sostenuto per lo sport dei giovani, per lo sport dei bambini, insieme al mantenimento e all'appoggio delle scuole e al mantenimento degli asili nido che 2 anni fa abbiamo rischiato di dover chiudere, ma che con grande sacrificio siamo riusciti a mantenere. Non ho risposto, non ho mai pensato a rispondere a una domanda del genere. Saranno i cittadini a decidere. Mi dice qual è l'ultimo libro che ha letto? L'ultimo libro che ho letto è un libro di Ken Follett. Titolo? Non lo ricordo più. Perché poi noi purtroppo abbiamo questo problema che leggiamo tutti i giorni documenti, norme, e quindi devo dire che la lettura in questo momento mi manca. Mi manca un pochettino, ma arrivo a casa la sera e manca proprio lo stimolo a leggere dopo delle giornate fatte su documenti poco piacevoli, devo dire. L'ultimo libro che ha letto è un libro leggerissimo ma molto interessante, è stato uno scoop letterario, sono Le 7 lezioni della matematica di Rovello, è molto molto bello. Qual è la canzone e colonna sonora della sua vita? Ah, guardi, io sono un grande amante di musica, non ho una canzone in particolare, ho dei cantanti che amo molto, sicuramente molti cantanti italiani, ma in modo particolare il mio cantante preferito è sempre stato Bruce Springsteen. Non ne ho, sono sincero. Mi piace molto Vasco Rossi.